Ciao a tutti e a tutte naturalmente. A me tocca il compito, uno dei compiti secondo me importanti come quelli che mi hanno preceduti, quindi la questione delle compagne di Alessandria, i riders, eccetera. Io credo una questione che prima di parlare della Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, quindi di entrare nel concreto di quello che noi facciamo, abbiamo bisogno però di andare un po' indietro. Qualcuno ha parlato della crisi finanziaria globale del 2008. Io credo che c'è una data importante invece che ha sostanzialmente decretato l'attacco o la fine dello Stato sociale, ovvero sia le politiche che sono partite dal 1992 attraverso il Trattato di Maastricht. Lì c'è stato lo spartiacque, inutile che ce lo diciamo, uno spartiacque in cui i governi per poter entrare nell'eurozona, diciamo così, dovevano contenere il deficit e per contenere il deficit le ricette erano ben poche ed è quello che in questi 30 anni hanno sostanzialmente fatto, tagli alle pensioni, c'è cioè un attacco alla questione pensionistica. Attacco alla sanità attraverso elementi di privatizzazione della sanità e l'attacco all'istruzione, come ricordava anche Alessandro al primo intervento, attraverso l'introduzione di capitale industriale nelle scuole, quindi trasformando la scuola anche in una industria. Ecco, io credo che questo è il momento in cui in questi 29-30 anni, diciamo, cambia poco, si è andato, a smantellare lo Stato sociale a suon di privatizzazioni e queste privatizzazioni hanno portato all'esclusione di protezioni per milioni di persone in Europa come in Italia. A questo punto noi credo che dobbiamo cominciare, ma l'abbiamo già iniziato, insomma, a ripensare il ruolo, e qui parlo come ADL Cobas del sindacato, ma anche come compagni del lavoro sociale. Perché le forme di mutualismo che noi abbiamo messo in atto attraverso la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso partono proprio dai luoghi di lavoro. È nei luoghi di lavoro che nasce il mutualismo operaio e dove, ad esempio, queste esperienze provengono come risposta ai bisogni negati, per innescare poi, attraverso una politica sui bisogni negati, un'opposizione sociale e sindacale. E qui rientra l'azione che noi facciamo come Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, ma anche come sindacato e non solo come sindacato, su una rivendicazione di reddito che è, e invece qua non mi trovo d'accordo con qualcuno, che è in contrapposizione col salario, perché noi oggi più che salario dobbiamo rivendicare un reddito universale per tutti. Quindi la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso nasce proprio per contestualizzare e consolidare delle forme di contropotere. E queste forme di contropotere di cui noi siamo portatori, siamo riusciti, a renderle tangibili, concrete, vere, anche grazie al lavoro sindacale di alcuni infermieri a noi iscritti in ADL Cobas, di cui hanno fatto un sogno, ma che non è un sogno che nasce dal bisogno di fare volontariato, ma che nasce proprio da quel bisogno di costruire un'opposizione sociale e forme di contrapposizione alla sanità privatizzata, una sanità che ha scelto la cura rispetto alla prevenzione, perché la prevenzione costa. La cura dà profitto, ma se devo tagliare qualcosa, taglio dove c'è costo, dove c'è prevenzione e quindi
dove le persone in pandemia hanno rischiato e rischiano e muoiono ogni giorno. Se noi avessimo iniziato, come dire, il tracciamento a livello capillare in ogni luogo di lavoro, in ogni quartiere, in ogni posto, non solo avremmo rallentato, se non bloccato, il contagio, ma avremmo salvato decine di migliaia di vite in Italia. E non è da poco. Ma si è scelto un'altra forma di politica, la politica della cura. Noi in questo momento stiamo, come Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, andando ovunque. Andiamo nelle scuole, andiamo nei quartieri, andiamo nei luoghi di lavoro dove ce lo chiedono gli operai, dove ce lo chiedono le maestre e via discorrendo, proprio a portare questo tipo di denuncia politica rispetto allo smantellamento dello Stato sociale, ma anche per formulare un modello sindacale e sociale diverso. Non monotematico, aperto a 360 gradi sulle contraddizioni. Guardate, non è un caso che in pochi mesi, in 2 mesi, abbiamo fatto più di 2.200 tamponi e che le brigate sanitarie, Soccorso Rosso o chiamatele come volete, sulla questione della prevenzione del tampone come denuncia politica, iniziano a contaminarsi, ad aprire anche in altre città, non solo Milano. L'esempio della bassa Bologna, l'esempio dei compagni della Calabria, probabilmente appresto in Toscana, perché lì noi dobbiamo incidere. Dopodiché lo facciamo in una forma completamente autonoma e indipendente. Cioè noi non abbiamo chiesto nulla alle istituzioni, perché noi siamo, come dire, altro rispetto alle istituzioni, una forma di contropotere che non può, come dire, allearsi col potere per sostituirsi, ma per costruire un'autonomia propria, come lo si costruisce nel Chiapas nell'autonomia indigena. E la sfida è stata proprio questa, vedere se attraverso il mutualismo riuscivamo a farcela. Ecco, noi oggi lo stiamo facendo, ci siamo riusciti, abbiamo superato, come dire, tutte le burocrazie che ogni giorno ci contestavano il nostro fare, perché entrava in contrapposizione con il loro modello di salute, che è un modello sulla cura, che è un modello che ha tagliato, che è un modello che ha privatizzato. La cosa più assurda è che noi facciamo il tampone a, come dire, sospeso, chi può dà, che sappiamo che ad esempio tutto il processo del tampone sospeso ci costa sui 7 euro neanche. Il comune di Milano, dopo quello che noi abbiamo fatto, ha pensato di fare e di dare il patrocinio alla Novartis, la quale partirà a fare il tampone all'interno di una parrocchia, perché loro sono buoni e il comune paga, a un prezzo non calmierato, a 35 euro. Cioè è il modello che loro condividono, che è quello delle multinazionali farmaceutiche, che è quello della privatizzazione, che è quello che se devi fare prevenzione devi pagare. Noi andremo a contestare questo tampone, ma non perché non è giusto fare il tampone, ma perché non può essere un privilegio la prevenzione, perché non può essere un privilegio la cura e perché vogliamo continuare a immettere, lo dicevo prima, e a innestare una opposizione sociale e sindacale
che ha un consenso tra la gente. I nostri telefoni squillano a tutte le ore. La gente ci chiede: ma perché non lo fate tutti i giorni della settimana? Perché lavoriamo. La risposta più semplice. Ecco, io volevo essere breve e schematico, parlato un po' a flash, così magari ci sono altri approfondimenti. E ciao a tutti.